Io sono in compagnia, io ti seguo, boh, da quando avrò 15-16 anni, teatro di Porta Romana, venivo la domenica pomeriggio a guardare tutti gli spettacoli, per cui per me, wow, io ti ringrazio per questo bellissimo regalo, Ferdinando Bruni. E ti incontro per due lavori. Sì. Sostanzialmente, uno che ti vede protagonista, quindi sul palco, anche se non credo che sia un palco, che so, ah, c'è il palchetto, sai che non l'ho Perché ancora visto quello c'è un spazio lì. parchetto, c'è una poltrona e una lampada che mi illumina come se fossi in un salottino, in pratica. È molto raccolta come cosa. La situazione è molto raccolta, stiamo parlando delle letture delle fiabe Le di Oscar fiabe di Wilde, Oscar Wilde. è nello spazio atelier, cosiddetto, che è uno spazio attiguo al bar. C'è una situazione molto, è uno spettacolo, incontro, diciamo, per una ventina di persone, ed è il nostro appuntamento annuale con Oscar Wilde. Abbiamo deciso da quando abbiamo fatto Salomè, ormai 6 anni fa, di dedicare uno spazio ogni anno alla figura di questo autore, che è un autore a cui la letteratura e anche però la vita sociale deve molto, e quindi quest'anno l'omaggio passa attraverso le fiabe. Quante sono fiabe da ascoltare? Le fiabe, dunque, le fiabe che le vere e proprie sono 5, poi c'è la Casa del Melograno con altri racconti che però sono, diciamo così, più per adulti, hanno più un tono estetizzante, decadente, un po' da parabola. Le fiabe vere e proprie sono 5, io le alterno a coppie ogni sera. Questa sera farò molto probabilmente il principe felice e l'amico devoto, e ogni sera sono comunque la combinazione cambia e la favola Infatti, ti cambia. stavo dicendo, c'è la particolarità che uno volendo può vederla anche tutte le sere, Uno quasi. può anche vederlo più o meno tutte le sere, no, perché le favole sono poche, a meno che non sia un grande Mamma appassionato, ma diciamo che cambiano ciclicamente ogni 3 giorni più o meno, mia. cambia anche la. Lasciare negli spettatori grazie ad un testo di Oscar Wilde. Ma io credo la capacità che ha Oscar Wilde di parlare di cose profonde con il sorriso sulle labbra, sempre con un distacco ironico dalle cose, che però non vuol dire superficialità. Anche queste favole, che sono bellissime sia dal punto di vista proprio della narrazione, del piacere della narrazione, sia dal punto di vista della ricchezza stilistica, hanno però tutte un fondo morale molto, molto solido. Le favole, come quasi tutti i suoi racconti, questo lo dico anche nel corso della serata, sono passate prima attraverso la narrazione orale. Oscar Wilde era un grande affabulatore, e queste favole le ha raccontate prima che di pubblicarle, le ha raccontate ai suoi figli. Oscar aveva due figli, Cyril e Vivian, che amava tantissimo, e queste favole erano anche una specie di sua forma di educazione alla vita. Domanda cattivella. Tra queste fiabe ce n'è una che preferisci in assoluto? Beh sì, ho scoperto questa fiaba, che è una tra le meno, no, almeno per me era una, meno, meno, no, conosco, tutti conoscono il Principe Felice, l'Usignolo alla Rosa, il Gigante Egoista. Questa si chiama L'Amico Devoto ed è una fiaba sull'amicizia, sulla vera amicizia, sull'amicizia interessata, e dà una enorme ricchezza narrativa, perché intanto è una fiaba nella fiaba, nel senso che è una fiaba che un uccellino racconta a un'anatra e a un topo. E poi ha una ricchezza teatrale notevole, sì, si intuisce in questa fiaba che Oscar Wilde era un uomo di teatro molto, molto, come si dice, acuto, nel senso che ci sono i due personaggi principali, che sono un mugnaio egoista e invece un contadino generoso, sono veramente disegnati con un'abilità teatrale notevole, quindi è anche la più divertente da leggere alla fine. Potrebbe diventare uno spettacolo? Spettacolo no, però forse questo incontro con le fiabe di Wilde potrebbe assumere una dimensione un po' più articolata, come lo è stato per esempio il mio lavoro sul Fantasma di Canterville o su un altro fronte, sul Racconto di Natale di Dickens, per Queste letture a chi le consiglieresti? esempio. Ma sono delle letture che vanno bene per tutti, Quindi possiamo perché venire con i nipoti, sì, i figli. vengono bambini, sono già venuti dei bambini, Come anche parecchi, rispondono? sono molto attenti. Apparentemente si divertono, nel senso che non
Senti, tu invece adesso non sei in scena perché sei dietro le quinte di uno spettacolo che tutti ne stanno parlando molto bene. Io non l'ho ancora visto e verrò a vederlo perché uno c'è da dire che l'attore che voi avete scelto, io l'ho visto in Malagrazia, Fepezetti, con la sì, regia di Giuseppe Sgrò. e tutti me ne parlano molto bene, mi Sì. parlano proprio bene della coralità, quindi ancora di nuovo Oscar Wilde mi sembra già di... Ci sono due elementi forti, no, ci sono parecchi elementi forti in questo spettacolo, a dire il vero, ma dal punto sul fronte degli attori c'è una compagnia straordinaria, nel senso che è vero, è un lavoro corale, ma in cui ognuno scolpisce e disegna i suoi personaggi con grande, grande efficacia, a parte che appunto ci sono personaggi che sono qualcosa di più che figure di contorno, ma sono per esempio i genitori di questo bambino difficile che è al centro della narrazione, oppure la maestra fatta da Elena Russo Armand, che è quella che fa da mediazione fra lui e il pubblico, e i due genitori sono Davide Lorino e Alice Redini, ma anche tutti gli altri sono straordinari, ma soprattutto al centro dell'azione, senza il quale lo spettacolo non avrebbe l'efficacia che ha. C'è Daniele Fedeli, che è questo giovanissimo attore a 24 anni, che abbiamo trovato perché io l'avevo visto più volte partecipare al premio Istrio, senza mai peraltro vincerlo, Ah, stranamente, niente. e poi l'ho ritrovato nello spettacolo di Sgrò. Diciamo che l'abbiamo trovato attraverso provini, in realtà. Abbiamo fatto un provino a lui ed era talmente convincente fin dal primo incontro che abbiamo scelto lui e basta. Di questo. Possiamo dire chi è Christopher? Christopher è un ragazzo che ha un rapporto complesso con la vita. Nella quarta di copertina del romanzo di Mark Haddon, da cui è tratta questa versione teatrale di Simon Stevens, Mark Haddon dice che non ha voluto descrivere in termini scientifici un ragazzo autistico, un ragazzo che soffre della sindrome di Asperger, che è una sindrome che crea difficoltà nella relazione col mondo, ma che dall'altro canto regala un'estrema abilità in qualche campo dello scibile, in questo caso la matematica. È in realtà un'invenzione poetica, perché è un adolescente che ha con la vita un rapporto difficile, e diciamo che soffre di una specie di ipersensibilità, per cui qualsiasi cosa lo può ferire, lo può confondere, ha difficoltà a capire il linguaggio degli adulti, e vive in una situazione anche familiare complessa. In compenso, appunto, come dicevamo, è straordinariamente dotato sul fronte della matematica, ma anche della fantasia e di uno sguardo sulla realtà inedito. E noi lo seguiamo in questo suo viaggio di formazione, che lo porterà da questo paese nei sobborghi di Londra fino a Londra in cerca della madre. Viaggio per tutti molto semplice, per lui una vera e propria avventura. Perché la madre è morta, La giusto? madre non è morta, la madre, il padre gli dice che la madre è morta, la madre in realtà è andata via con un altro uomo. Ah, questo non lo sapevo. Sì, bisogna fare spoiler per capire la storia, perché Fai bene, d'altra bravo. parte così è, se no non si capisce. Sì, la madre se n'è andata col vicino di casa perché non reggeva la situazione familiare, soprattutto anche Forse causa del il figlio. rapporto col figlio, anche Porca. se la madre e il figlio lo ama molto, ma è inadeguata. La cosa bella di questa storia è che è la storia di una famiglia inadeguata, ecco, non racconta solo la storia di un ragazzo che ha difficoltà a rapportarsi col mondo, ma racconta anche la storia della sua famiglia, di una famiglia anche sgangherata, che fa fatica a rapportarsi con una situazione difficile, ma che alla fine ritrova un'unità attraverso l'amore in qualche modo. Ed è molto interessante fare un discorso così in questo periodo, dove si parla di la famiglia tradizionale e la Brava, normalità e tutta ma una dov'è serie la normalità? di Così, stronzate di questo bravo. genere. Questo racconta lo spettacolo, lo racconta attraverso un linguaggio non drammatico, un linguaggio che sa trovare anche una sua leggerezza e una sua ironia, è accompagnato per tutto un contrappunto di visivo, di immagini, di animazioni create da me e da Francesco Frongia, che ormai siamo una coppia di autori di cartoni animati affermati dopo Alice, Alice e dopo il meraviglioso. nostro, che prima o poi presenteremo, quadri di un'esposizione che abbiamo fatto al Festival di Stresa l'anno scorso. E, che dire, lo spettacolo ha incontrato un favore di pubblico straordinario, perché è dalla prima replica che è totalmente esaurito, ci sono liste d'attesa e tutto quanto. Siamo molto contenti, perché siamo molto contenti che questo riscontro ci dà anche una
un incoraggiamento sul fronte del nostro lavoro, del lavoro che facciamo ormai da decenni, cioè quello di ricerca di nuova Contemporaneo. drammaturgia, di proporre in Italia testi e lavori che hanno avuto successo e grande riscontro anche all'estero, e quindi penso che andremo avanti così. Vorresti che si portasse a casa lo spettatore dopo aver visto lo strano caso del cane? Io credo appunto al discorso che facevamo prima, cioè il fatto Ah, quello che sulla famiglia, sulla eventuale. famiglia, che la realtà può essere faticosa, ma che i problemi si superano anche attraverso l'amore, attraverso l'affetto, queste cose. E poi alcuni punti di vista di Christopher, che è questo ragazzo, che sono inediti sulla realtà, per cui anche pensare che la realtà può essere letta anche con un occhio diverso, che non quello solito a cui siamo abituati. Ho una sola curiosità prima di lasciarti. Tu tantissimi spettacoli li hai sempre fatti insieme a Elio De Capitani negli ultimi anni, insomma di più, con Francesco Frongia. Sì. Quanto ti piace e quanto è difficile lavorare a quattro mani? Ma guarda, io ormai penso che non riesco più a progettare da solo, cioè non riesco più, non ci penso proprio, nel senso che ormai a me viene naturale fare così, nel senso che sono gruppi di lavoro poi alla fine, anche questo spettacolo è frutto di un gruppo di lavoro, certo la regia mia è di Elio, ma Elio l'apporto di Francesco con per i i video, video. l'apporto delle musiche di Teo Teardo, che sta diventando una presenza non nuova nei nostri lavori, il lavoro di Fattoria Vittadini, di Riccardo Olivier, di Chiara Meglio per i movimenti, perché ci sono parecchi momenti in cui il movimento è complesso e costruito, e mi piace molto il lavoro di squadra, per cui non mi viene di pensare progetti solitari. Però solitarie sono le letture. Sì, le letture, sì, quelle le faccio da solo. Ti va di dare l'appuntamento per tutti e due gli spettacoli? Allora, vi aspetto al Teatro dell'Elfo, Elfo Puccini, in Corso Buenos Aires 33. Potete vederli tutti e due, anzi potete vederne tre di spettacoli. Quindi alle 18:30 ci sono io che leggo le fiabe di Oscar Wilde, e poi alle 20:30 c'è invece Lo il strano. strano caso del cane ucciso a mezzanotte. Purtroppo chi fa questa tripletta non fa in tempo a vedere alle 21 invece Il destinatario sconosciuto, che è un'altra nostra produzione che è in Con sala Falchilda. Nicola È un Erisone. periodo di grande attività questo. Ma va bene, io ci sarò sempre con il teatro. Io Ferdinando, ti ringrazio veramente di cuore per Grazie a questo te, regalo. figurati. Anzi, veramente sono molto contento. Vado. Grazie mille. Vai, ciao a tutti.